Visita del ministro della Salute Roberto Speranza e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai ragazzi dell'Istituto Penale di Nisida in occasione dell'evento patrocinato dal Comune di Napoli per la presentazione delle buone pratiche di rigenerazione sociale nell'ambito della povertà educativa, del sostegno alle donne e dell'accoglienza in uno scenario post-pandemico nella città metropolitana di Napoli. Un'esperienza molto significativa per l'inquilino di Palazzo San Giacomo. Sicuramente ci hanno presentato le loro esperienze, i loro desideri, le loro speranze e anche la voglia ovviamente di ripartire e di avere una seconda opportunità. Abbiamo parlato di salute, soprattutto di benessere psicologico, di affettività, quindi di come sia necessario recuperare una normalità anche per recuperare un futuro. Quindi è stato un confronto molto interessante, un lavoro anche intenso fatto dagli educatori, è stata un'esperienza molto significativa. La detenzione deve servire sempre alla rieducazione, come scritto nella Costituzione, ha ricordato il ministro Speranza, che parlando con i giornalisti a margine della manifestazione ha fatto il punto sulla pandemia e su quello che ci aspetta per il prossimo autunno. La sfida contro il Covid è una sfida aperta, io sono tra quelli che ha sempre detto con molta chiarezza e nettezza che non bisogna abbassare la guardia, che bisogna mantenere un livello di attenzione. Uso anche questa occasione per dire soprattutto ai più fragili di fare la seconda dose di richiamo, che è molto importante. Le seconde dosi di richiamo possono aiutare in modo particolare chi è più fragile, le persone sopra gli 80 anni, quelle che vivono nell'RSA e coloro i quali tra i 60 e i 79 anni hanno particolari condizioni di fragilità. Le mascherine sono e restano un presidio molto molto rilevante. Gradualmente siamo passati dall'obbligo alla raccomandazione. Ci aspettiamo per l'autunno un vaccino adattato alle nuove varianti. Nelle prossime settimane le nostre autorità scientifiche a livello europeo, l'EMA, le CDC, ci daranno anche indicazioni sulle fasce anagrafiche da coinvolgere e quindi abbiamo la forza per affrontare l'autunno. Ma la mentalità deve essere di chi pensa di essere dentro questa sfida, non di chi rimuove o pensa che questa partita sia finita.